Fantastico. L'uomo che si è gufato da solo. Io devo stare zitto. Ogni volta che dico che prendo la mano, boom, a muro. Allora ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono sempre Fabrizio e come vi avevo anticipato nell'ultimo video volevo fare la prova con un automobilista e cercare di domare questa Porsche GT3 con i tasti. È possibile con automobilista 2 fare una gara con i tasti? Allora come vedete sempre doppia inquadratura, io ho già impostato un po' il tutto per cercare di poter guidare. Allora la primissima impressione che vi do è che la sensibilità dei tasti è molto ben calibrata rispetto ad Assetto Corsa Competizione, nel senso che si ha molto meno sensibilità, nel senso che si riesce a controllare le ultime parole famose. Ma prima stai zitto, ma che dici? Fantastico! L'uomo che si è gufato da solo. Va bene, torniamo ai nostri polli. Allora, diciamo che ho messo il traction control un po' basso e questo non mi aiuta con i tasti ovviamente. Però devo dire che la direzionalità rispetto all'assetto corsa competizione è un po' meglio. Un po' ovvio che il controllo quando si gira. Bisogna fare attenzione a questo bolide, ragazzi. Devo lavorare per correggere, anche qui molto di anticipo. Poi la curva di la pista è un po' meno complicata rispetto a Imola. Un po' anticipato, guarda, però si prestano bene, devo dire la verità, nel senso che con un po' di pratica. Poi ho letto il commento di un mio carissimo amico Francesco Frigerio nell'ultimo video, che diceva che ha una conoscenza che lui gioca con i tasti ed è pure bravo, quindi. Però fare una curva così io andando a correggere ogni frazione di secondo, guardate che concentrazione che devo avere, ragazzi. Però dovrei prendere i tempi di riferimento con le macchine che ho utilizzato quando c'avevo il volante. Intanto raga, ricordate, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un pollice in su, così facciamo crescere questa comunità di sim drivers su YouTube. Insomma, diciamo che quando uno prende la mano, io devo stare zitto. Ogni volta che dico che prendo la mano, boom, a muro. Mamma mia. No, comunque, esperienza positiva su automobilista che si lascia guidare bene. Ovviamente un po' di aiuti ai controlli, un po' di aiuti alla guida sono fondamentali, perché insomma non è un volante, non c'è la possibilità di calibrare anche l'acceleratore. Qui quando si preme il tasto dell'acceleratore 100%, freno uguale. Quindi i controlli sono abbastanza complicati. Terminiamo con un incidente abbastanza cinematografico, chiamiamolo così. Allora, ragazzi, conclusioni finali molto rapide. Automobilista 2 si può utilizzare con i tasti, un po' meglio a livello di sensibilità, soprattutto sullo sterzo rispetto ad Assetto Corsa Competizione. Adesso non ci tocca che provare gli altri famosissimi simulatori che utilizziamo. Però Automobilista 2, bravi ragazzi, perché si possono utilizzare i tasti. Quindi ragazzi, mi raccomando, come al solito, distruggete quel tasto mi piace con il pollice in su, iscrivetevi al canale, ve l'ho già ripetuto perché è importante per far crescere questa comunità. Noi ci vediamo prestissimo, come al solito, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!